Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì mattina. Come state? Spero tutto bene, anche se non era esattamente il tipo di contenuto che volevo portarvi ad inizio settimana. Speravo di potervi portare intanto un mood completamente differente rispetto a questo. Io sto ancora registrando in piena notte, volevo portarvi le pagelle di questo Juve Milan, probabilmente sarà il contenuto del pomeriggio. Adesso c'era a parlare di altro. C'era a parlare di Allegri, c'era a parlare delle parole di Allegri nel post partita ai microfoni DAZN. Juventus Milan per 0-1 si conclude, nel post partita invece si crea un altro caso e secondo me, io adesso ve lo butto qua, senza riscontri di nessun tipo, ripeto, è oltre mezzanotte praticamente mentre sto registrando, quindi non so niente, però se nelle scorse settimane le parole dell'allenatore avevano creato un caso interno alla dirigenza e quindi creato dei malumori nei confronti di Calvo, di Elkan, eccetera. Io temo che queste parole possano alimentare ancora di più quell'incendio che si era venuto a creare. Io voglio farvele ascoltare però le parole di Allegri. Nella prima parte, purtroppo come prevedibile, aveva parlato delle difficoltà inerenti alla stagione, i punti di penalizzazione. Avevo anche già un pochino risposto in maniera preventiva nel post partita, ve lo lascio qui sopra nelle schede se non ve lo siete visti, ma la parte interessante arriva quando gli chiedono ma che cosa c'è stato di buono in questi 2 anni e da che cosa si riparte nel concreto per cercare di migliorare la posizione in questa situazione, perché l'Allegri bis fino adesso non è stato un successo. Ecco qua le parole. Motivazione invece che darebbe lei, cioè cosa le fa dire con me ancora alla guida nei prossimi 2 anni, il buono di cui parla lei sarà ancora più buono rispetto a quanto visto nei precedenti due? Ma perché credo che abbiamo fatto un buon lavoro, quest'anno hanno giocato 5 giovani, quindi anche a livello patrimoniale per la società direi che è vero che abbiamo, purtroppo non giochiamo la Champions, ma questa non è responsabilità nostra, altrimenti rimarrebbe quella che è dietro di noi, se ci avessero ridato i punti o non ci avessero tolto i punti, perché questa è matematica. Se sapevo che, cioè io quando sono tornato sapevo che era difficile vincere. Non sono così tanto stupido, se avessi voluto vincere sarei andato magari da altre due parti e non sono andato perché verso la Ma non era famiglia, una verso la Juventus proprietà. costruita per vincere questa, secondo lei? Io ho sempre detto, poi non so, io magari vedo delle cose magari diverse, sbagliate. La Juventus comunque è sempre costruita per vincere a seconda di quello che dite voi, ma non è così, ci sono delle squadre che sono stati 6 anni senza entrare nelle prime quattro. La Juventus quest'anno deve cercare di rimanere sul campo per quello che abbiamo fatto nelle prime quattro. Quindi poi le altre sono tutte parole che vanno e che vengono, perché tanto in questo momento qui la stagione della Juventus è fallimentare, che comunque la Juventus è momentaneamente al terzo posto, ha giocato una semifinale di Europa League e ha giocato una semifinale Coppa Italia. Andando un pochino poi a vedere anche quello che è successo in campo, credo che su delle cose oggettive sul campo siamo stati anche un pochino penalizzati, però questo fa parte solo per le altre squadre, per la Juventus un pochino di meno, quindi dobbiamo essere forti perché questo fa parte della vita del calcio, il calcio ti dà, il calcio ti toglie, quest'anno ci ha tolto molto e ne usciremo sicuramente fortificati da questa cosa in totale tranquillità, ecco. Quindi diciamo che delle squadre sono entrate in Champions grazie al fatto che a noi ci hanno tolto dei 10 punti. Su questo credo che possiamo essere tutti d'accordo, giusto? Sì, aspettando sì, gli ultimi 90 minuti, al momento è così. Stefano, volevi dire l'ultima? Sì, semplicemente sperando appunto che la prossima sia una stagione meno folcloristica o meno surreale, come ha detto lei. Secondo lei, in che arco temporale possiamo aspettarci una Juventus di nuovo vincente o comunque con l'ambizione di poter vincere? Allora, non confondiamo il fatto di essere pronti a vincere e con l'ambizione. L'ambizione della Juventus è quella sempre di vincere e partiamo per questo tutti gli anni. Poi dopo ci sono anche le altre squadre, altrimenti vincerebbe sempre la Juventus. La Juventus ha fatto un ciclo importante di 9 anni dove ha vinto tanto, poi purtroppo ora è 3 anni che non vinciamo, quest'anno, ripeto, è capitato di tutto e più, quindi che valutare la stagione quest'anno da parte mia verso i ragazzi, l'ho anche ringraziato dopo la partita per quello che hanno fatto, ora proprio cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi.
Grazie Allegri e buonanotte. Grazie a voi. Grazie. Allora, queste le parole di Massimiliano Allegri, secondo me sono parole toste, tratti anche inaccettabili. Io voglio partire da questo presupposto. Questa è una maglietta della Juventus, probabilmente del secondo anno di Conte, se vado a memoria, ma dovrebbe essere così. E dentro questa maglietta c'è questa frase: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Cerchiamo di non riscrivere la storia della Juve, cerchiamo di non scherzare neanche con quello che dovrebbe essere la Juve, perché se questa Juve non ha ambizione di vittoria, allora non può essere la squadra con il monte ingaggi più alto in Italia, non può essere una squadra che parte con l'ambizione di tornare a vincere per ammissione dello stesso allenatore, perché se poi il tifoso vuole vincere e pensa di vincere, se si ritrova la squadra più forte, più pagata in Italia, con l'allenatore più pagato in Italia, con lo stesso allenatore che dice che la Juventus parte per vincere gli scudetti, è giusto che il tifoso pensi di vincere lo scudetto, no? Cioè, i presupposti penso che ci possano essere. Se poi invece alla fine dell'anno è lo stesso allenatore a ritrattare, allora dopo uno alza le mani. Io mi faccio anche una domanda, giuro, non riesco a trovare una risposta, ve la voglio girare. In questo momento, se questo poi è il massimo che si può fare, perché Allegri poi ha ribadito ancora una volta che anche stasera questo era il massimo che si poteva fare, ha fatto i complimenti ai ragazzi perché meglio di così non si poteva fare. Ma se questo è il massimo, ma allora un tifoso perché deve andare allo stadio? Fermo restando che è il discorso che facevo anche nel post partita. Costa dei soldi andare all'Allianz, perché un impianto di un certo tipo, servizi di un certo tipo, struttura di un certo tipo. Però se questo è il massimo, perché un tifoso dovrebbe andarci? Amore a parte, perché l'amore ci deve essere indubbiamente, però poi deve esserci anche un dare e un avere. Qua non si pretende che la Juventus vinca il campionato, non è questa l'ambizione, non è questa la richiesta, però nemmeno che sia una roba così anonima, perché poi è il discorso che facevo nel video di domenica mattina. Io continuare a sentire sì, 69 punti, una semifinale di Europa League, una semifinale di Coppa Italia, questi non sono risultati da Juventus, eh. Cioè, prendere appunti da Wojciech Szczęsny, conoscenza dell'italiano o meno, cioè, non è una cosa per la quale la Juventus si può vantare. E secondo me l'allenatore della Juventus non può mai nella vita venire a dire sono tornato alla Juventus perché ho una famiglia, non sono così scemo, non sono così stupido a pensare che qui avrei vinto subito, avevo altre opzioni, sarei andato da altre parti per vincere. Cioè, se la Juventus, attenzione, cioè non sei all'Udinese, non sei al Siena, non sei all'Ascoli, sei la Juventus. Cioè, la Juventus è una cosa differente. Queste sono frasi che io le trovo di una gravità inaudita. Penso che sia le dichiarazioni più gravi da parte di Allegri a quando è tornato in panchina, anche perché butti addosso comunque alla squadra una bella secchiata di sterco. Non voglio essere troppo, ma di sterco sicuro. Cioè, questi ragazzi devono sentirsi dall'allenatore che loro meglio di così non potevano fare, che loro sono una squadra che non può vincere, che vinca gli altri perché comunque sono più forti. Io me lo ricordo l'Allegri che i miei ragazzi sono i migliori al mondo, sono i più forti, sono felice di allenare questi ragazzi. Sono cose belle, come da dire ai microfoni. E aggiungo, rilancio, il problema di questa stagione comunque non sono stati 10 punti tolti, cioè non è quello il problema. Cioè, sono stati un problema. Questo è un problema della Juve. Sarebbe stato l'unico problema se ci fosse stato comunque del resto da abbracciare, che non c'è stato, che sono risultati al di fuori della Serie A, quindi Coppa Italia, Europa League, Champions League, oppure un'identità in campo, un'idea di... Cioè, siamo la stessa squadra l'anno scorso. 69 punti adesso abbiamo fatto sul campo, l'anno scorso abbiamo fatti 70. Gol fatti, subiti, siamo lì. Stessa roba. Meno finali giocate, meno partite di Champions giocate. È preoccupante, ragazzi, sta roba qui. Preoccupante. Perché poi io ribadisco, cioè, a me sembra un po'... Io quando ascolto Allegri sembra quasi che non ci siano stati dei risultati negativi pre-dimissioni del CDA. Sembra che ce la ricordiamo solo noi sta roba qui. Ci sono stati dei risultati negativi pre-dimissione del CDA. Dirà che questa è stata un'annata incredibile, difficile, che nessuno dice il contrario. C'è nessuno qui sta dicendo no, l'annata è stata facile, non ci possono essere state ripercussioni, è logico che la Juventus subisca degli alti e bassi psicologici per questa. È normalissimo, ma
Ma la stagione mica è stata solo questa, cioè la stagione è stata anche tanto altro, non le prendiamo in considerazione quelle lì. Quelle lì non valgono forse, non lo so, vale solo dopo, non ho idea. Cioè perché, ripeto, prima era un dubbio che mi balenava il cervello, no? Con questi ragazzi hanno fatto il massimo. Adesso tu hai gettato proprio un bel secchio di cacca addosso ai giocatori. Cioè adesso c'è la certezza, prima poteva essere un mio dubbio, cavolo, sta dicendo davvero questo? O è la mia testa che mi fa arrivare a pensare che stia dicendo questo? No, lo sta dicendo, lo pensa davvero. Questo è grave, cioè, questo è grave. Cioè, se sono la proprietà che ha messo a disposizione sta rosa con sto monte ingaggi, spendendo dei soldi negli anni per costruirla, 80 milioni a gennaio per comprare Vlahovic, io vado giù di testa, anche perché comunque il mercato sarà stato ben fatto insieme all'allenatore, o no? No, l'allenatore non li voleva questi, sono stati buttati lì, lui voleva altri, aveva altre richieste, cioè sembra quasi che la Juventus ha lavorato male alla dirigenza perché ha fatto una squadra scarsa, i giocatori sono scarsi, quindi l'unico che si salva è Allegri, che lui invece è perfetto, lindo, immacolato, non ci sono responsabilità. Cioè viene da tirare queste conclusioni a sentire queste parole, cioè proprio io sono tutto bello pulito, solo che sono nel porcile. Cioè, è la Juventus, eh? È la Juventus. Cioè, io voglio che passi questa cosa. È la Juventus. Wojciech Szczęsny ha detto esattamente queste cose qui. Cioè, non è un caso che Szczęsny, Cuadrado la battuta su Danilo, sui giovani. Ragazzi, Bonucci stasera dice testuali parole: queste ultime due stagioni della Juventus non sono state all'altezza della nostra storia. C'è un altro dei senatori che va contro la Juve: se alla Juve non si raggiungono almeno gli obiettivi minimi non va bene. Cioè è il quarto, quinto giocatore nell'arco di due settimane che va ai microfoni ed esprime concetti completamente opposti rispetto a quelli che esprime l'allenatore. Ragazzi, è gravissimo, eh. Cioè questi sono segnali fortissimi, questi sono urla. I giocatori stanno urlando, cioè ti stanno dimostrando, dicendo, spiegando che c'è del malumore, che non si sta più seguendo la linea guida dell'allenatore, che anche secondo loro quello che si sta facendo in questo momento è errato, perché bisognerebbe gestire la situazione in un altro modo, al di là, al netto di tutte le difficoltà, le penalizzazioni, i riscontri positivi, gli andirivieni psicologici. Cioè, ti stanno dicendo questi calciatori. Perché io capisco in campo, no? Cioè io capisco in campo, ma poi ai microfoni è difficile sbagliare, eh. Devi ponderare quello che dici, perché io sono anche dell'idea che in questo momento, lo dicevo anche su Twitter a un utente, ma basta parlare, andiamo in silenzio stampa, è deleterio continuare a parlare, cioè ogni volta che si apre bocca si peggiora la situazione ogni volta che si apre bocca, no, non parliamo più, cioè la conferenza pro Udinese non facciamola, conferenza post Udinese non facciamola, ve lo chiedo per favore, cioè si sta peggiorando. Ora io non ho sentito nemmeno le parole di Calvo. Mi si dice che Calvo avrebbe confermato la scelta della Juventus di non fare ricorso. Ripeto, non le ho sentite, ve lo dico per sentito dire, poi al massimo ne parleremo. Allora ragazzi, a me pare di capire che la Juventus in questo momento sia in difficoltà, fuori dal campo perché è una lotta difficile, in campo perché è una lotta difficile, eppure ai microfoni. Pure lì basterebbe contare fino a 10 e capire che cosa si vuol dire, cosa si può dire e cosa si deve dire quando si rappresenta la Juventus. Forse qualcuno non ha capito cosa significa essere la Juventus anche dopo 7 anni, o forse semplicemente fa più comodo dire così piuttosto che dire ho delle responsabilità, ho sbagliato,